Ciao a tutti ragazzi, io sono Ronin e oggi finalmente si torna a parlare di Tower of God. L'anime è in corso d'opera, ma chi segue il webtoon sa che ci sono stati dei tagli ad alcuni elementi per una questione prettamente narrativa. Per cui ho pensato di continuare a fare i video di approfondimento dove tratto sia gli elementi tagliati nell'anime, sia gli elementi che l'autore ci fa pervenire collateralmente tramite blog post e altri lidi del web come Batoto, quindi info inedite anche per chi il manhwa lo sta leggendo. Quindi questo è un contenuto che si adatta a tutti, insomma. Nel video di oggi ho comunque deciso di trattare un approfondimento su uno degli elementi cardine dell'opera, ossia gli irregolari. Tutte le informazioni che vi elargirò sono prese dal Quenya, il forum dove traducono e distribuiscono l'opera in italiano. Quindi, date queste premesse, possiamo cominciare. Un irregolare è colui che non è stato selezionato da Aedon per diventare un regolare, ma che è entrato nella torre interna aprendo lui stesso la porta della torre. O comunque che ha seguito qualcuno che l'ha fatto. E questo vale per chi proviene da fuori la torre, naturalmente. E stando alla definizione di irregolare, capiamo benissimo come Bam che Rachel siano entrambi irregolari. Anche se naturalmente nella scena dell'anime l'aggiunta di quelle mani fa pensare che siano stati scelti da Aedon, quando in realtà non è stato così. Anche se la maggior parte dei guardiani risiedono normalmente nei loro piani, Aedon, che è il guardiano del primo piano, nonché il custode della torre, sembra essere l'unico guardiano con l'abilità di visitare altri piani della torre. Può teletrasportarsi infatti in uno qualsiasi dei 134 piani della torre esterna o della zona media, e nell'attuale sistema politico della torre, Aedon visita la torre esterna e la zona media per selezionare le persone che gli interessano e renderli poi dei regolari. Questi iniziano la loro scalata dal secondo piano, il piano di Evankel. È sconosciuto se questo processo di selezione sia parte di un contratto che Zard fece con un guardiano come Aedon al tempo della sua scalata, ma si pensa che la scelta di Aedon rifletta la scelta della torre e quindi le regole stesse della torre. Questo perché è il guardiano con più esperienza nella torre, visto che fu il primo guardiano che Zard incontrò e quindi il primo a svolgere la sua funzione come effettivo guardiano. Ed a proposito di Aedon, visto che teletrasporta i regolari direttamente al piano del test di Evankel, solo gli irregolari affrontano le sue prove al primo piano. Solo gli irregolari possono ricevere test direttamente dai guardiani, infatti. Presumibilmente questo significa che prima della creazione del sistema dei regolari, ad opera dell'installazione dell'impero di Zard come sovrano, solo quelli che ora vengono considerati irregolari potevano affrontare le prove dei piani e quindi scalare la torre. Nella concezione originale della Torre di Dio, solo gli irregolari sono le vere persone scelte per scalare la torre, e nemmeno i nativi potevano scalare la torre interna, in quanto non esisteva il sistema di selezione dei regolari. Ma proprio per questo, ufficialmente il termine irregolare si riferisce a coloro che sono entrati nella torre violando l'attuale sistema. Proprio a causa di ciò, Zard e i suoi compagni potrebbero non essere considerati degli irregolari, nonostante siano entrati dall'esterno. Se il termine nasce con la fondazione dell'impero di Zard, per ovvie ragioni, chi è entrato in quel modo prima dell'installazione di questo stesso sistema politico non può essere chiamato irregolare. Tuttavia, questo non cambia che la modalità con cui sono entrati nella torre è la stessa di quella di coloro che vengono considerati irregolari da dopo la formazione del sistema dei regolari, instaurata, come già detto, dopo la scalata di Zard e di 10 grandi guerrieri. Siyu, l'autore dell'opera, ha comunque detto che l'attuale numero di irregolari nella torre rimane un segreto. Questo non conferma però la presenza di altri irregolari, oltre a quelli già noti, semplicemente non è noto se ce ne sono altri. Secondo le guide, ossia personaggi come Evan che possono vedere i sentieri della torre e informare le persone sui sentieri che possono percorrere, ovviamente a patto che possano percorrerli, gli irregolari sono degli esseri che seguono la loro strada e formano nuovi sentieri che nemmeno le guide possono prevedere. Gli irregolari vengono visti come persone che non sono state scelte dalla torre e secondo personaggi quali Yuri Zard non sono molto i benvenuti, affermando che secondo lei a Aedon non piacciono gli irregolari. Secondo altre visioni di idee, gli irregolari hanno aperto la porta di loro spontanea volontà. E le loro azioni vanno contro le leggi stesse della torre. Anche se appunto sappiamo vadano solo contro le leggi ed i sistemi instaurati da Zard. E a proposito di irregolari e di guide,
Se un personaggio della zona esterna della torre, grazie anche magari appunto ad una guida, riesce ad entrare nella zona interna senza essere stato scelto da Edon, non si può comunque considerare un irregolare. In primis, perché non proviene da fuori la torre. In secundis, perché essendo nato nella zona esterna rimane comunque legato al contratto di Zard, che vi ricordo vale in tutte le zone della torre. L'elemento più importante a proposito degli irregolari è infatti il loro essere liberi da tutti i contratti della torre. E questo li rende, come visto nella trattazione del video scorso sui contratti dello Shinso, in grado di utilizzarlo senza la necessità di stipulare un contratto con un guardiano. Possiedono inoltre un'estrema resistenza allo stesso, motivo per cui Bam, nella prova del muro di Shinso che ha spinto via tutti, non ha subito il contraccolpo a differenza degli altri regolari partecipanti al test. Questo significa che alte densità di Shinso non restringono i loro movimenti. Non a caso sempre Bam, nella prova in cui Hedon lo sottopone, non ha problemi a muoversi in quella che è la camera di Shinso con densità paragonabile al 20° piano. La maggior parte degli irregolari ha quindi mostrato un potere eccezionale dal momento in cui sono entrati nella torre. Ma è sconosciuto se questa sia una proprietà intrinseca degli irregolari o qualcosa che derivi dalla loro origine speciale, esterna alla torre. Fatto sta che gli irregolari noti posseggono un'enorme forza che li porta ad essere diventati un simbolo di paura nella torre, anche perché tutti gli irregolari noti hanno portato grande cambiamento e caos, e tutta la classe dominante trema al loro pensiero. Come ci dice più volte Siu in vari post, la maggior parte degli irregolari è nota proprio per imprese fuori dalla norma che hanno sconvolto lo status quo della torre. Phantaminum. Un misterioso ed estremamente pericoloso irregolare, attualmente primo nel ranking, è famoso per aver contribuito alla creazione di uno stereotipo negativo sugli irregolari. Egli apparve all'improvviso nella torre e penetrò nella residenza interna del palazzo reale di Zard, uccidendo molti membri della famiglia reale e dei cortigiani, tutti però ranker di alto livello. Riuscì quindi a rompere tutte le linee di difesa ed arrivare di fronte a Zard, ma poi scomparì senza nemmeno combattere. La sua misteriosa apparizione e scomparsa dalla torre lasciarono molte domande senza risposta. E da questo deriva il suo epiteto Enigma. Un altro motivo è il suo stile di combattimento. Si dice che utilizzasse uno stile libero da schemi fissi e molto discontinuo, assieme ad un'arma mai vista prima dentro la torre. E la maggior parte dei testimoni oculari sono morti o impazziti per il terrore. Perciò gli eventi non poterono essere riportati in modo accurato. Ci sono tuttavia voci che dicono egli sia l'unico che potrebbe essere asceso al 135° piano, piano che nemmeno Zard ha raggiunto. Phantaminum è presumibilmente la più potente entità che abbia mai messo piede nella torre, dato che in realtà è un Axis e non un semplice irregolare. Essendo un Axis, Phantaminum possiede un potere che, quando rapportato a normali individui, è vicino a quello di un dio. Questo perché normalmente le volontà e le azioni di un Axis possono essere contrastate solo da un Axis di livello più alto. E un non-Axis non ha alcuna possibilità in uno scontro, appunto, con un Axis. Praticamente Phantaminum può essere solo sconfitto da un Axis più potente di lui, ed attualmente nessuno nella torre ha conoscenza del fatto che Phanta sia un Axis. Dicerie dicono comunque che Urekmasino sia entrato nella torre per rintracciare proprio Phantaminum. Henry è un irregolare il cui status è sconosciuto, ma è attualmente secondo nel ranking. È il primo vero irregolare noto ad essere entrato nella torre sotto il regno di Zard, ma la sua identità è avvolta nel mistero, tanto quanto quella di Phantaminum. Attualmente non è noto dove si trovi esattamente e nessuno ha conoscenza di cosa stia facendo. La sua impresa più degna di nota però è l'uccisione del guardiano del 43° piano, che ha rivelato alla popolazione della torre come i guardiani, originariamente creduti esseri immortali, in realtà non fossero esseri assoluti. Non è nota la ragione per cui Henry uccise il guardiano del 43° piano, ma questa azione mostra come lo straordinario controllo dello Shinso di Henry superasse quello dei guardiani, rappresentando un potere definibile eretico, poiché infrange le leggi della torre. Zard, al tempo, era il primo in ranking, tuttavia la sua inattività lo portò ad essere scavalcato da Henry, che conquistò il primo posto. Dopo l'arrivo di Phantaminum però Henry è stato declassato al secondo posto, mentre Zard è stato declassato al terzo. Il soprannome di Henry, ossia
Torre Rossa è tale perché lo Shinso nella torre diventava rosso in sua presenza, e la ragione di ciò è ancora sconosciuta. Si dice inoltre che con la sua maestria nella manipolazione dello Shinso, egli possa addirittura creare la vita. Sappiamo comunque per certo che Enryu non è un Axis e che aprirà verso la conclusione di Tower of God. E oltre a ciò, Siu ci ha anche detto che Enryu e Phantaminum non si sono mai incontrati, e quindi mai scontrati. Urek Masino al momento detiene il quarto posto nel ranking, ed al momento è il ranker più attivo tra i primi quattro, ed è inoltre quello che è entrato più di recente in quella che è la torre. È considerato, dai ranker più deboli, essere allo stesso livello di Enryu, Zard e Phantaminum. Tuttavia il suo vero livello è quasi impossibile da confrontare con questi regolari. Questo perché, in quanto inattivi, non possono essere comparati con Urek. Masino però impiegò solo 50 anni per entrare nella torre, fare tutti i test e salire in cima. E così è registrato come la persona che ha scalato la torre interna più velocemente attraverso metodi normali, superando lo stesso Zard. Durante quella che era la sua scalata come regolare, Urek Masino si sottopose al test speciale di Arion nel centesimo piano. Il test di Arion, che vi ricordo essere un capofamiglia, quindi un irregolare ed ex quarto posto nel ranking, consisteva nel resistere ai suoi attacchi per 10 minuti, ma Masino non solo resiste, ma combatté con Arion alla pari e come risultato diventò uno dei ranker più famosi della torre. La ricompensa per questa impresa è stata il diritto di governare uno dei piani al tempo sotto il controllo della famiglia Arie, e grazie a questo, dopo essere diventato un ranker, perché sì, ripeto, Urek ha combattuto alla pari con un capofamiglia mentre era ancora un semplice regolare, ottenne la proprietà del 77° piano, che in seguito cedette a Baekhyun, che pose lì la base principale dell'albero alato. Come ranker attualmente attivo più potente e come cofondatore dell'albero alato, Urek Masino è quindi una delle forze più influenti nella torre, e non è un'esagerazione dire che ogni suo singolo movimento influenzi il futuro della stessa. Bene, siamo giunti alla fine dell'approfondimento di oggi. Il prossimo probabilmente sarà su Zard e sui 10 capi famiglia, ma sono sinceramente combattuto se trattare. Prima di ciò, le posizioni di combattimento. Vediamo insomma dove arriverà il prossimo episodio dell'anime, perché di fatto non voglio fare spoiler. Fatemi quindi sapere come sempre la vostra opinione qui sullo spazio commenti di YouTube o sulla discussione ufficiale del gruppo chat su Telegram, e se questo video vi è piaciuto lasciate pure un bel like per supportare il canale. Detto ciò, visto che i feed di YouTube fanno un po' quello che vogliono, non notificando gli iscritti dei nuovi video, ho aperto un canale su Telegram. Seguendolo riceverete notifiche in tempo reale, con annessi link diretti sulle uscite dei video, delle live, degli articoli o dei post creati dal sottoscritto. State cercando il link di un capitolo, di un episodio o di uno specifico film? Nulla di più facile. Desiderate magliette, felpe, scarpe, cover per telefoni, poster e addirittura caramelle a tema anime, manga, videogiochi, film e serie TV? Vi piacciono i design delle maglie che indosso in ogni video o live e vorreste farle vostre o regalarle a qualche amico? Allora Pampling è il sito che fa per voi. Inserendo in fase d'acquisto il codice RONIN93 otterrete uno sconto del 20% sul totale del carrello, anche su prodotti già in offerta. Quindi, cosa state aspettando? Desiderate restare aggiornati sui progetti in corso, ricevere notifiche dirette e anteprime su video e sulle live programmate sul canale? Vi piacerebbe poter decidere quale video vedere o meno pubblicato? Vi basta andare su Instagram e seguirmi, oltre che seguire le storie che pubblico regolarmente votando, di volta in volta, quelle che sono le vostre preferenze. In descrizione comunque trovate in Pampling, in Telegram di Anime Legacy, i link per recuperare Tower of God, sia anime che webtoon, e i link di tutti i miei social per restare sempre aggiornati sul mondo dei fumetti e per ricevere i feed dei video. Noi ci vediamo al prossimo appuntamento settimanale. Ciao ragazzi!